Ciao a tutti, oggi faremo una composizione da tavolo che potrebbe servire anche per un tavolo buffet. Avremo bisogno dei nostri soliti palloncini, in questo caso 5 pollici, ne abbiamo di 4 colorazioni, 2 perlati e 2 pastello, un orsacchiotto, un sottotorta e una piccola arcata e la colla a caldo per tenere unito un po' di cosine. Ovviamente poi un po' di tulle per finire tutta la struttura. Allora adesso iniziamo. Io inizio con i colori pastello. Ora abbiamo gonfiato tutti e due i tipi di palloncini, ora li abbiniamo. Una coppia perlata e una coppia pastello. È molto importante mantenere sempre la stessa direzione, quindi se sotto ho il bianco, continuo con il secondo giro ancora con il bianco. E giro intorno, il palloncino sopra mi deve sempre combaciare col palloncino di sotto. In modo che poi vedrete si formerà una spirale. L'arco è finito, usando i 4 colori, come vedete, sono uscite le 4 spirali, colorazioni diverse. Ora proseguiamo il progetto. Con il sottotorta che vi ho presentato prima, ho ricavato un seggiolino per un'altalena. Io ho fatto in questo modo, ho preso un bel pezzo di tulle, come vedete ho fatto una fascettina bloccata con la colla a caldo sotto in modo che mi dia un po' di sostegno e poi lo andrò a legare sopra l'arco. Mettiamo il nostro amico orsacchiotto. È una composizione che potete usare in diverse occasioni, può essere un baby shower, può essere il compleanno di una bimba o di un maschietto, su una tavola di buffet, insomma questa misura è piccolina apposta per poterla mettere e usare in diverse occasioni. Ecco qua, la nostra composizione è finita, spero che vi sia piaciuta, mi raccomando mettete un like e iscrivetevi al nostro canale. Arrivederci a presto, al prossimo video. Ciao a tutti!
Thank you.